della SSI. Allora, questo primo intervento che faremo oggi pomeriggio ci aprirà la discussione a telefono con la Tabliga, coordinatore delle scuole del Giulio. Emilia Romagna. Ah, Emilia Romagna. Emilia e Romagna. Soprattutto Romagna. Romagna. Per molto Roma e Giovalo. Darci un po' lo stato delle cose nella formazione delle scuole SSI, da come ci siamo lasciati nel 2011, ormai 5 anni fa, e dove siamo arrivati adesso, e che cosa stiamo facendo, e dove stiamo andando, e quali sono le nostre scritture. Modera il nostro past presidente Gianvito Marchesi, e si riunisce di chiedere di intervenire il governatore. Chi volete voi, freccia destra quando dico vai, okay. Non va, freccia destra. Allora, ciao a tutti, a voi la riconosce. Ci do posto. No, ci dicevamo Stefano Scartabriga, nell'ottobre del 89 ho fatto una cosa che mi ha cambiato la vita, voi l'avete fatto un po' prima, un po' dopo, cioè ho partecipato al corso di speleologia di primo livello della scuola di Bologna del GSB. In qualche modo sono ancora qui, per cui insomma di acqua sotto i ponti ne è passata. Normalmente ho operato le cose carine e importanti che ho fatto, le ho fatte in Emilia Romagna, in Toscana, in Apuani, che sono le zone limitrofe che frequentiamo di più noi bolognesi. E la cosa più importante, forse, che ho fatto in speleologia l'ho fatta dentro i grigi corridoi della prefettura di Bologna un po' di anni fa, e ho portato a termine la procedura di riconoscimento della personalità giuridica per l'SSI, che è un fatto di cui sono abbastanza fiero, che ha delle implicazioni e spero ne avrà anche in futuro di abbastanza importanti, e l'ho fatto fuori dalle grotte, diciamo così. Io sono stato uno dei miei mandati come consigliere SSI, come dicevamo prima, uno di coloro che ci ha un po' lavorato rispetto a un'iniziativa simile, una sorta di versione 1.0, diciamo così, di questa idea della formazione dei formatori che abbiamo realizzato a Bologna, dicevamo, nell'ottobre del 2011. Lì tra l'altro siamo riusciti a rimettere a sedere intorno allo stesso tavolo anche i vertici della speleologia SSI, c'era Marchesi presidente, c'era Paolo Kraus che era il segretario nazionale delle scuole SSI, c'erano un po' di coordinatori, c'era Rosi Merisio del CAI, c'era Massereto, c'erano una serie di persone, quindi abbiamo scoperto o riscoperto, diciamo così, che nessuno dei due poi in realtà mangiava i bambini, abbiamo un po' ripreso il dialogo, diciamo così, considerato che poi si va in un solo modo, al di là delle patacche che tutti noi abbiamo. Per cui, vai. Cosa è successo nel 2011? Vai ancora. Abbiamo fatto questa cosa. Sicuramente tutti voi sarete iscritti alla piattaforma SSI Document. Alzi la mano chi non lo è. Bravissimi, fantastico. Lì avrete sicuramente visto, guardato, riguardato, se non l'avete ancora fatto vi invito a farlo, tutta la documentazione che noi tiriamo fuori in occasione di quell'incontro del 2011. Quindi tutti i contributi sono stati pubblicati lì, in questa piattaforma gratuita, come ben sappiamo, che rappresenta un supporto davvero importante e soprattutto qui di giovanissimi forse non ce ne sono, per cui dirò una cosa probabilmente superflua, soprattutto dicevo con la fonte certificata. Ormai i giovani d'oggi sono abituati a cercare su Google qualsiasi cosa, anche per quelli che riguardano la speleologia, a volte trovando delle cagate galattiche scritte da degli imbecilli, e purtroppo abbiamo avuto poco l'educazione di abituarsi a controllare, a verificare qual è la fonte. In quel caso lì abbiamo una serie di contributi a livello internazionale che sono stati dichiarati veramente, veramente notevoli. Quindi tutto quello che è stato fatto nel 2011 io non lo riprenderò in questo momento perché sarebbe tempo perso, che ripeterei a propagare delle cose, e noi facciamo un po' di considerazioni rispetto a quello che è successo e sta succedendo. Sicuramente in quel periodo lì e nei primissimi anni successivi a livello macro possiamo dire che eravamo, per certi versi lo siamo ancora, forse una sorta di razza in via di estinzione.
rispetto ai tempi urgenti della speleologia, mi riferisco agli anni 70 per esempio, in cui l'età media di un partecipante a un corso era quella post-puberale, eravamo ridotti, per certi versi lo siamo ancora, all'età quasi pre-pensionistica, cioè l'età media dei nostri corsisti, soprattutto in certe zone, è veramente poco edificante per quel che riguarda poi le possibilità di attività future. In Emilia Romagna in particolare, dove lavoro io, c'è stata anche una contrazione abbastanza importante di istruttori. C'è stato in 5 anni un calo del 6% di istruttori operativi accreditati. Noi abbiamo proprio rettificato e aggiornato gli elenchi alla fine di settembre di quest'anno, e quindi questa è un po' la fotografia della situazione. Da qui veniamo, vai pure. Com'è il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto? È abbastanza vuoto, secondo me, da alcuni punti di vista. Poi è chiaro che vedremo anche il rovescio, in senso buono della medaglia. Ah, un'altra cosa, mi viene in mente vedendo gli amici sardi. Rispetto all'iniziativa del 2011 è stato tutto videoregistrato, purtroppo solo videoregistrato e non montato decorosamente. Loro meritano un encomio con applauso pubblico, perché non solo me l'hanno chiesto perché non sono potuti essere presenti, ma se lo sono anche guardato tutto, quindi è stata una cosa veramente esagerata da parte loro. È comunque materiale eventualmente a disposizione se qualcuno avesse la voglia, e ce l'ho addirittura qua, al di là che sono alcuni terabyte chiaramente di archivio, per cui non sarà probabilmente questa la sede per potercelo scambiare. Il bicchiere mezzo vuoto, nella misura in cui dicevamo prima, crisi di vocazioni, età media che si alta e cose di questo genere. Io ho fatto una prova con alcuni amici all'ultimo raduno nazionale in Abruzzo, a Verso Manoffello, e poi davanti a una birra, poi in occasione di qualche riunione, anche in occasione degli ultimi stati con la riunione che abbiamo fatto, e abbiamo chiesto due o tre cose così a caldo, che secondo noi, se uno vuole pensare di far parte di un corpo istruttore, di parlare, di insegnare di speleologia, sono i pilastri fondanti, no? Cos'è la carta di casola? O il codice UIS, il US Code, progetto WISH, il centro Anelli di Bologna, l'80% di quelli a cui ho chiesto, c'erano anche istruttori accreditati, mi guardava come se io scherzassi. Il bicchiere è mezzo vuoto, ovviamente, in questo senso. C'è da lavorare sicuramente tanto, vai. Poi non è tutto così, chiaramente. Nello specifico delle scuole FSI, in occasione anche dell'ultimo coordinamento nazionale che abbiamo avuto appunto alla raduno nazionale, sono riemerse e non ancora risolte sicuramente alcune criticità. Dal punto di vista dei criteri di selezione, ad esempio, degli istruttori, il criterio per dare i voti e le politiche e il loro mantenimento, non siamo ancora sufficientemente omogenei. Faccio un esempio: a Bologna, io per lavoro tratto tra le altre cose con l'ambito professionale, avvocati, commercialisti, aziende, eccetera. A Bologna, se uno vuole iscriversi all'ordine degli avvocati e non viene passato l'esame le prime due o tre volte, lo va a dare all'OCRI. C'è qualcuno di Locri qui per caso? No. Con tutto l'affetto per gli amici di Locri, naturalmente. Io non so né voglio sapere perché a Locri si passa e a Bologna no, però va bene così. Avevamo una situazione, cito per sorriderci sopra, fino a che Mauro Krause è stato il coordinatore del Friuli Venezia Giulia, in cui se qualcuno voleva dimostrare di avere veramente gli attributi ad essere un istruttore con la I maiuscola, andava a dare l'esame in Friuli, perché lui aveva dei criteri di selezione, pur rimanendo per carità all'interno di un regolamento, di tutta una serie di norme tecniche che erano più stringenti rispetto ad altre zone. Quindi questo sicuramente possiamo e dobbiamo ancora lavorare. Lo stesso dicasi anche per quel che riguarda il livello delle lezioni, inutile negarlo. Io ho la fortuna, da un certo punto di vista, di far parte di un gruppo di Bologna in cui la maggioranza dei soci sono geologi. È ancora incredibile da certi punti di vista. Abbiamo il bacino delle università, prima Paolo Fossi, adesso Leo De Baele, i nostri corsisti sono nel 90% studenti di scienze della terra e di scienze naturali. Mediamente si laureano, molti rimangono comunque all'interno del gruppo. Il livello delle lezioni lì, in effetti, è mediamente abbastanza alto. Gli amici dello Spelo Club Garafagnana, che noi frequentiamo, che sono quattro gatti, fortissimi esploratori, poveretti, non è colpa loro. Riuscire a livellare il livello delle lezioni, soprattutto
punto di vista teorico è veramente difficile. Avevamo parlato un po' di tempo fa, abbiamo cominciato a farlo, non l'abbiamo ancora finito di fare bene, di poter esportare, scambiarci gli istruttori a livello nazionale, quindi di creare un elenco di istruttori specializzati, diciamo così, tra virgolette, in certe materie, per poterci appunto scambiare nelle varie piazze. Questo è una cosa che ancora ci darà sicuramente da lavorare. Di criticità sicuramente ce ne sono altre. Parlavo con un altro coordinatore prima, noi siamo tutti ovviamente volontari all'interno di queste strutture e questa è la nostra grande forza da un certo punto di vista. Ci diceva, cazzo, abbiamo famiglia, abbiamo lavoro, abbiamo degli impegni, il bonus mensile del fine settimana che io libero dalla famiglia per poter andare in grotta a fare attività speleologica, spesso mi ritrovo a dover, mio malgrado, ma chiaro che non mi ha costretto nessuno, utilizzare per andare ad aggiornare gli archivi, organizzare il corso, fare altre cose e paradossalmente non andare in grotta. Questo è il solito limite chiaramente dell'attività volontaristica che ci contraddistingue. E lì dobbiamo sicuramente riuscire a fare meglio, soprattutto dal punto di vista del coinvolgimento, del senso di appartenenza nei confronti anche delle persone che ci stanno intorno, per riuscire a farci dare una mano. Io qui confesso per esempio i miei limiti, io non riesco per esempio a coinvolgere sufficientemente delle persone che facciano staff, che facciano squadre intorno a me per riuscire a, a diluire, diciamo così, questi carichi di lavoro e divertirci insieme. Ce ne sarebbero anche altre di cose, ma forse meno importanti. E poi se parliamo, proviamo a elevarci un attimo, diciamo così, al di là delle cose pratiche, se guardiamo un po' a livello, passatemi in termini strategico, parliamo di speleologia, la cosa fantastica che riusciamo a fare noi speleologi, e noi e voi, io di Bologna, tu di Perugia, tu di, io del CAR, tu dell'SSI, ma io non so dove Perugia sei, ero un esempio, vedi? Lavorando in rete, ho guardato un po' alcune cose, ci sono dei friulani, dei giuliani qui per caso, nessuno, vabbè. A me ha fatto sorridere per esempio questa cosa, tra i tanti attori della speleologia presenti a livello nazionale ci sono i maestri speleologici, io non lo sapevo, ma esistevano i maestri di speleologia, che è il collegio delle guide alpine del Friuli Venezia Giulia, che si autodefiniscono maestri addirittura. Vabbè, giusto per un sorriso, vai tu. Poi ovviamente, qui diventiamo sicuramente più seri, c'è tutto il mondo delle scuole CAI, probabilmente. Perché no, parliamo di speleologia, c'è il mondo del soccorso, che è fondamentale da certi punti di vista, anche qui chiaramente CAI e quant'altro. C'è il mondo SSI, fermati. E sono tutte sfaccettature chiaramente della stessa speleologia. Torniamo al nostro bicchiere mezzo vuoto. In Italia noi stimiamo di essere 4-5 mila, è chiaro che i soci SSI facciamo presto a contarli, è più difficile capire chi dei soci CAI, che sono più di 300 mila in effetti il socio CAI perché pratica speleologia, diciamo 4.000-5.000, la sintesi qual è? Che siamo quattro gatti e tendenzialmente dal punto di vista politico non contiamo un cazzo, questa è la sintesi. Se poi all'interno di questo siamo anche separati, proviamo a farci gli scatti uno con l'altro, siamo sicuri di essere in via di estinzione e forse anche del fatto che tutto sommato non sarebbe una gran perdita se ci estinguessimo, stante la situazione in questi termini. Però è anche vero, parliamo anche del bicchiere un po' mezzo pieno, che sicuramente siamo gli unici interlocutori, questo lo sappiamo benissimo, in grado, senza che ci paghino, di andare a schiantarci di fatica, prendere del freddo in posti del cazzo, bui, a massacrarci di fatica per portare fuori un rilievo della documentazione, delle immagini, i percorsi dell'acqua che verremo, per mettere a tasti dei dati che nessun altro è nemmeno pagato è in grado di tirare fuori e di andare a fornire. Questo dà una forza a noi speleologia in generale nei confronti di enti pubblici, nei confronti di ministeri, parliamo non so delle grotte a rischio ambientale, nell'ambito dell'ultimo mandato che feci io arrivavo a sederci di fronte a Bertolaso che allora era il ministro, il responsabile della protezione civile, per parlare di certe cose a livello davvero importante. Questa è sicuramente la nostra forza. E su questo secondo me dobbiamo lavorare nella maniera più assoluta, soprattutto a livello di organizzazioni, di quadri, di coordinatori, di responsabili.
nazionali, vedremo come dopo. Dopo il 2011, torno a bomba, in Emilia Romagna siamo. Buongiorno. Prego. Adesso che abbiamo parlato malissimo del CAI possiamo andare avanti. Dopo il 2011, dicevo, riniziare a parlare anche delle scuole dei due sodalizi che ho appena citato, in Emilia Romagna ha dato dei risultati davvero interessanti. Io cito chiaramente la mia esperienza. Risultati interessanti vuol dire essere riusciti a realizzare una serie di iniziative di formazione e per i formatori, quindi per gli istruttori, e anche di eventi, di altre cose, senz'altro interessanti, che hanno visto a 4, 6, 8 mani organizzare appunto queste cose. E quindi nel nostro caso, poi avanti di un clic, il contenitore che ha realizzato questo è stata la federazione. Secondo me, anche qui, questa è una mia visione, spero che possa essere condivisa, il contenitore che è portato sul territorio a condividere, a amalgamare, a unificare, diciamo così, queste tante facce della speleologia, non può che essere la federazione. Quando facciamo le riunioni, almeno negli ultimi 6-7 anni in Emilia Romagna, di federazione, facciamo veramente fatica, io lo ripeto sempre fino alla noia, non per dire che siamo bravi, per dire che secondo me è una cosa bella, fatta bene perché la vivo da di dentro, facciamo fatica, dicevo, a capire la differenza. Io sono il coordinatore delle scuole, tu sei il responsabile del soccorso, ah no, però sei anche il direttore della scuola di Ferrara, sì, no, però sei anche un istruttore, e questo è bellissimo. Perché poi l'obiettivo è raggiunto in questo modo. Il tutto, se vogliamo metterci la ciliegina sulla torta, facendo cose, facendo iniziative, tutte le volte che possiamo, in collaborazione con dei parchi carsici nella fattispecie. Mi riferisco ovviamente al parco della vena del gesso bolognese e al parco della vena del gesso romagnola, che sono due parchi carsici per autonomasia nelle nostre zone. Quindi anche qui siamo riusciti a creare un circolo virtuoso in cui il parco non era ostacolo alla nostra attività. Il parco ha riconosciuto le nostre peculiarità, le nostre capacità. In alcuni casi addirittura parliamo di parchi che sono nati per l'attività degli speleologi. Se non ci fossimo stati noi, il parco non esisterebbe e i loro vertici se lo ricordano. E quindi siamo riusciti a realizzare anche dei progetti live, delle cose veramente interessanti, pubblicazioni, iniziative pubbliche e via dicendo. Questa secondo me è una delle cose, delle pratiche virtuose che bisogna pensare come tipo di approccio di provare a esplorare. Andando avanti, dove andiamo? Quindi cerchiamo di, io ho schematizzato molto, ovviamente per fare presto in una mezz'oretta non riusciamo a fare di più. È un po' una sintesi di quello che in parte probabilmente approfondiremo. Secondo me ci sono due parole chiave, fondamentali, intorno alle quali ruota tutto, sulla declinazione, tutto quello che ruota intorno a queste due parole, secondo me ci giochiamo tutta la programmazione del nostro futuro e il nostro futuro stesso. Una è la comunicazione, dicevamo, e l'altra è la conoscenza. Due paroline semplici. È ovvio che non posso comunicare se la conoscenza non ce l'ho, devo avere qualcosa da dire, se devo dire qualcosa, naturalmente. Quanto sei andato avanti? Fermo. Non andare a parlare delle cose. Conoscenza, vai sulla conoscenza. Vai ancora. Facciamo un esercizio banale, semplice, ma proprio l'ABC, l'occhio e il bicchiere, la conoscenza. Proviamo a mettere insieme le macro aree che contraddistinguono poi quella che è la nostra attività, cioè la più interdisciplinare delle attività, secondo me, che ovviamente è la speleologia. E mettiamone una: geologia, sismo, speleogenesi, fermati. Potremmo parlare una settimana solo di geologia, speleologia, di sismo, ovviamente. Geografia, topografia, il territorio, la storia. Smetti di andare avanti e indietro, vai avanti una volta solo, ma te lo dico io, fermati, grazie. Biologia, studio, protezione ambientale, di nuovo potremmo parlare per una settimana. Qui abbiamo delle immagini tratte da abbiamo il buio, alcuni chirotteri e tutto quello che ci va dietro, vai. E ancora c'è tutto l'aspetto delle tecniche esplorative, dei materiali, della progressione. E qui, volendo, si aprirebbe già un ambito abbastanza ampio di dialogo e collaborazione fra i due sodalizi, di cui non ripeto il nome perché sappiamo già di cosa sto parlando.
secondo me banalmente un ottimo speleologo è una persona che sa muoversi in esterno, in montagna, sa arrampicare, tendenzialmente sa fare le salite, perché non sa usare i ramponi e una serie di altre cose che mediamente non impara da altre parti se non quei luoghi dove vengono fatti corsi di questo genere. E qui secondo me ci sarebbe da lavorare tanto sicuramente, e ci sono delle grosse possibilità di collaborazione. Vai. Tutto il discorso della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, tutti i fenomeni che arrampicano e si sono autodidatti, in alcuni casi sono veramente bravi, a me piace moltissimo, fermo. Il socio. La foto superiore c'è un individuo che mentre si tiene con i due arti inferiori e ha la coda prensa e lì è avvantaggiato, devo dire, fa merenda usando i due arti superiori. Allora, se arrampicate a questo livello forse potete esimervi dal lavorare su tutto il discorso della prevenzione e via dicendo, anche perché come sappiamo bene gli elicotteri in grotta purtroppo solo in pochissimi casi riescono ad andarci, per cui lavoriamo sulla prevenzione per motivi evidenti a tutti. Se no è il caso di cominciare a pensarci. Quindi se mettiamo, vai, così si fa, tutte queste cose insieme ci rendiamo conto che sono veramente un casino, sono veramente tante. E a volte forse qualcuno dei nostri istruttori rischia di scordarsene qualcuno o di non avere questa visione di insieme. E compito nostro, secondo me, è ogni tanto fare un po' un ripassino, dargli un po' un quadro di insieme. Vai. Tutte queste conoscenze, ammesso che ce le abbiamo, o che ci abbiamo comunque gli strumenti per raggiungere, le dobbiamo comunicare. Fermati. Un istruttore, che mediamente è una delle persone, passatemi in termini, di rilievo di un gruppo, come quelle che fanno attività in qualche modo, secondo me, oggi come oggi, ricordo sempre l'esperienza della nostra regione per cui, e del mio gruppo in particolare, secondo me non può pensare di fare solo l'istruttore durante il corso in quella circostanza specifica, ma quando ci sono altri contesti, altre iniziative, mediamente è la persona che appunto è più presente, fa più attività, per cui che siano serate, che siano contatti con i media, deve comunque pensare di fare comunicazione comunque. E a seconda del contesto in cui si trova, del tempo a disposizione, della modularità della sala che ha di fronte, deve sapersi muovere. Su questo dobbiamo lavorare tanto. Vai. Siamo a un corso di primo livello facile, banale, tutto sommato, che poi se ci andiamo a fondo non è così banale. Prima uscita in palestra, siamo buoni tutti noi istruttori di fare il nostro mestiere, il nostro lavoro. È relativamente semplice. Vai. Dobbiamo girare qualche minuto di intervista con una rete locale con un certo taglio divulgativo, perché deve uscire un servizio sul TG regionale in un certo modo. Dovremmo dire delle cose in un tempo limitatissimo, in un certo modo dovremmo prepararci in quel modo specifico. Vai. Siamo a un raduno nazionale, c'è un congresso di parchi calcici. Di nuovo, quelle conoscenze le dovremmo buttare fuori in maniera diversa. Vai. Stiamo facendo un'immersione in alcune cisterne del comune di Bologna e dobbiamo spiegare in 3 minuti al poliziotto di turno che cazzo siamo e cosa stiamo facendo. Questo è banale, abbastanza difficile. Dovremo sicuramente ragionarci in modo diverso. Siamo io dei paesi del progetto ESA Caves, per cui dobbiamo rapportarci con determinati protocolli, ovviamente in inglese, con astronauti che vengono da determinate nazioni. Ovviamente avremo una modularità ancora diversa. Vai. Fino a arrivare al caso più difficile che vi possa capitare, secondo me. Quindi, i bimbi oggi non sono un target interessante, come dicono quelli bravi, no? Però sarebbero un investimento per il futuro esagerato. Io ho in mente un paio di progetti che sono stati portati avanti negli anni scorsi, uno veramente grosso dalla GSP, dall'Associazione dei Gruppi Speleologici Piemontesi, che ha mosso non so quante migliaia di contatti con le scuole, eccetera, è un progetto bestiale che ha richiesto una cosa spaventosa, che ha richiesto secondo me uno sforzo esagerato, ma che secondo me ha dato anche delle soddisfazioni veramente, veramente importanti. Poi un po' a pelle di leopardo qualcuno ha fatto cose, perché sicuramente ha fatto un sacco di cose con le scuole. Faccio perdere solo un minuto perché per me è stata una fonte di soddisfazione esagerata. Alcuni anni or sono mia figlia frequentava le scuole materne e le maestre hanno
sai, l'inquinamento, l'acqua, eccetera. Vieni a fare una mattinata sulle grotte, che ma no, perfetto, cioè, ho detto, certo, non c'è problema, non c'è problema, un cazzo. Tiro fuori i miei 200 PowerPoint, comincio a guardare. Allora, questi intanto non sapevano leggere e scrivere. Provate a togliere tutte le scritte dei vostri PowerPoint preparati, progetto SSI, tutto quel che volete, è un casino. Immagini codificate per un pubblico adulto, quindi da trascodificare con delle immagini che potessero essere associate ai concetti che capivano i bimbi. Immagini fisse, ma anche no, meglio immagini filmate, dinamiche, che ti acchiappano di più. Anche perché questi sono delle carogne, nel senso che se non li tieni lì inchiodati in continuazione dopo 10 secondi, non è che ti vanno a fanculo, prendono e vanno via. È un casino. Quindi su questa cosa qui ci sarebbe veramente da investire tanto. Alcuni hanno fatto delle esperienze importanti, sarebbe bellissimo in teoria che ogni gruppo riuscisse a fare delle cose. Non è questa la sede per approfondirlo, credo che qualcuno poi ne parlerà in maniera specifica. Diversi gruppi a livello italiano hanno fatto delle cose veramente egregie, qualcosina. Perfettamente da pronote, ci danno tantissima soddisfazione. Sì, sì, fantastico. Ah, me la tirata fuori, vi faccio perdere altri due minuti. Arriviamo l'anno scorso, mi hanno chiamato in una scuola, io ci vado pochissimo perché lavoro, non ho tempo, però ho fatto l'eccezione. Sono andato, la prima cosa che mi hanno detto alle maestre entrando sono state: Maria, dico Maria per dirlo in un caso, però nella grotta Carlotta, che è la nostra grotta finta per abituarli ad andare dentro il buio, chinarsi, il casco, eccetera, non ci può andare perché ha paura del buio. Nessun problema, ovviamente, ci mancherebbe di forzare la bimba ad andarci. Faccio breve, dopo tre ore che eravamo lì e il 99% dei suoi compagni impostati in un certo modo in grotta, cosa succede? La prima cosa, che si va insieme, che non si corre, che ci si aspetta e si guarda sempre dietro l'ultimo, insomma un po' di così gli avevamo detto, no? Alla fine mi sento tirare, ero vestito con uno che andava meno meglio ovviamente, mi sento tirare per il discensore e era Maria, che dice vorrei provare anch'io. Io ho tremato in quel momento lì, gli ho messo il casco, erano due suoi compagni che l'avevano, erano andati a prendere, l'avevano convinta, l'hanno accompagnata e Maria ha fatto il suo giro. Io a momenti piangevo quando l'ho visto uscire. Chiusa parentesi, basta, siamo sempre, andiamo avanti. Il risultato finale della comunicazione, questa è un'immagine a cui sono legatissima, il risultato finale della comunicazione, chiunque stiamo comunicando in qualsiasi situazione, secondo me deve essere questo, ve lo spiego. Qui siamo nel parco delle Dolomiti Bellunesi e quella di Siena con la giacca ventorossa è una delle guide ufficiali del parco. Quella che vedete sullo sfondo è ciò che rimane della frana del Monte Toc, la diga del Baionte, per ricordarci, ed erano due ore dopo che eravamo lì con un freddo becco, un freddo bestiale. Il bimbo qui in primo piano con il passamontagna aveva 4 anni, i signori là dietro erano sulla sessantina, un gruppo omogeneo, eterogeneo dei livelli spaventosi. E due ore e mezzo guardate la faccia e gli occhi di questi, sono tutti incollati. Quindi quando abbiamo una sala o degli interlocutori e otteniamo questo risultato qui, vuol dire che siamo a posto, che siamo arrivati nella maniera più assoluta. È stato eccezionale il soggetto. Vai. Quindi, fermo restando che tutti i nostri istruttori, coordinatori devono saper fare un armo perfettamente, conoscenza dei materiali ci mancherebbe, lo ripetiamo ma è banale, devono saper fare soprattutto l'uomo, devono saper fare l'allertamento e tutto quello che volete, va benissimo insegnare quindi come si va in grotta, ma ovviamente il salto successivo è spiegare perché andiamo in grotta. Presidente, per cortesia. E questa cosa qui che è molto semplice, molto banale, secondo me qualche volta a qualcuno dei nostri istruttori sfugge. Sappiamo fare un Gandalf con le mani dietro, ma spiegare perché andiamo in grotta senza neanche arrivare a parlare delle questioni emotive, l'ultimo limite dell'esplorazione eccetera, facciamo ancora fatica, lì ci dobbiamo senz'altro lavorare. Vai. Un'altra cosa su cui abbiamo lavorato per come coordinamento all'interno delle scuole SSI, ma che secondo me già anche in questo caso dà delle zone di sovrapposizione positiva anche con altre realtà, mi riferisco sicuramente al CAI, che in Emilia Romagna in qualche caso siamo riusciti ad applicare, sono le cosiddette buone pratiche, così come l'istruttore, bravissimo, il
faccio un nome eclatante, Yode Baede, che può essere disposto a andare a Treviso piuttosto che a Bologna, piuttosto che a Roma, per tenere una lezione, deve essere possibile esportare anche l'iniziativa di successo, ma di successo in senso buono, cioè efficace, cioè che ha dato dei risultati. Noi ne abbiamo identificati alcuni, da noi in Emilia Romagna, vai. Studio interdisciplinare di un'area carsica è la traduzione pratica di quell'elenco di conoscenze che ho detto prima. Noi abbiamo avuto la fortuna di identificare un paio di sistemi, ad esempio il sistema Stella Basilico, nato nella zona di Monferro, Romagna, eccetera, in cui abbiamo fatto dei lavori. Allora, innanzitutto in quel contenitore meraviglioso che vi ho citato prima, è la federazione, per cui gruppi CAI, gruppi SSD. E lì è stato fatto, in questo caso qui, nel caso dello Stella Basino, è un'iniziativa che è durata addirittura alcuni mesi, poi in realtà l'abbiamo poi tradotta in termini finali in un corso anche stanziale, di grotta di 3-4 giorni, solo alla fine. E lì abbiamo davvero esplorato, topografato, colorato, preso campioni biologici e che più ne ha più ne metta. E il risultato finale è stato, anche qui con la collaborazione del parco, e supportato, è stata una mega pubblicazione che forse avete visto in qualcuno degli ultimi raduni, e comunque un risultato dal punto di vista del gruppo, del gruppo di gruppi, passatemi il termine, che è stato veramente fonte di grandissima soddisfazione. La lezione in pratica, in ambiente, del Paolo Forti, del biologo di turno, è chiaro che ha efficacia rispetto alla lezione frontale in aula, che non ha assolutamente confronto. E riuscire a mettere tutto questo in un contenitore che di fatto sia anche una sorta di campo, per cui alla fine questo è stato veramente efficace. La ricetta si può tranquillamente esportare, basta organizzarsi, chiaramente in altre zone. Vai. Un'altra delle cose che per me è stata una sorpresa, perché mi hanno tirato per la giacca a organizzare questa cosa qui, poi dopo neanche un mese ho visto che ce l'avevano già copiata, anche qui in senso buono, almeno un paio di altri gruppi della situazione. Guida la gestione amministrativa di un'associazione, aspetti amministrativi, civilistici e fiscali, di una noia mortale come concetto, cioè una cosa da vedere. Sono venuti fuori però delle sorprese spaventose in qualche caso. Erano presenti alcuni gruppi corazzate, diciamo così, gruppi storici con 150 soci, una tradizione della Madonna, 100 anni di storia e via dicendo, nelle persone dei presidenti, tesorieri, segretari, fino a arrivare al gruppetto, la SD informata ieri l'altro da 3 ragazzini che si occupa di accompagnamenti speleologici nella linea del gesso, per dire. E abbiamo avuto delle grosse sorprese, nel senso che abbiamo... vedo qualcuno che ha l'occhio che brilla perché è un po' il suo pane. Abbiamo banalmente riscontrato che la corazzata di turno, perché magari un po' elefantiaca, un po' meno attenta, un po' seduta sugli allori da qualche punto di vista, presentava il fianco a situazioni da rischiare di farsi chiudere l'associazione e buttare via la chiave, senza aver fatto delle cose da galera penale, però assolutamente irregolari dal punto di vista amministrativo, da sistemare, che sono state sistemate, quando viceversa i 3 ragazzini di qui sopra erano talmente agili dal punto di vista organizzativo che erano partiti col piede giusto, molto sensibili alla novità, all'aggiornamento e via dicendo. In mezzo chiaramente a questi due estremi c'è stato di tutto. Io ero terrorizzato per esempio dalla ripresa del pomeriggio del dopo pranzo, già a sedere di fronte, a sentir parlare di leggi, di robe così, tra l'altro la relatrice Annalisa Basili, che meriterebbe un monumento probabilmente per la preparazione e la disponibilità, ce li ha tenuti tutti sul filo proprio del rasoio, con un'attenzione esagerata, interazione, domande, chiaramente avendo casi pratici. In molti casi proprio era una fonte di confronto e di interesse che si autoalimentava, diciamo così. E veramente, secondo me, andrebbe reso obbligatorio e circolarizzato a livello nazionale, perché poi alla fine noi siamo dei fenomeni, andiamo a esplorare, io faccio l'esploratore, vivo nella mia grotta, eccetera.
ma poi mi devo rapportare con la vita reale, col mondo alto, con gli epigeni, diciamo così, perché poi mi danno la sede, mi danno il magazzino, delle volte, a volte me la danno gratis, faccio l'evento, mi rapporto con l'ente pubblico, se non lo faccio con le regole loro, sono gli anni a sua parte. Questo secondo me, per me è stata una sorpresa, credo, perché io non me lo sarei aspettato, però forse di voi, che è una roba assolutamente da, se possibile, in qualche modo rendere addirittura obbligatoria. Vai. Questo bisogna spiegare un attimo, gestione dell'emergenza e di un incidente in grotta. Ne parlavano anche per qualcuno di voi stanotte, mentre ci stavamo su. Prego, ovviamente di fronte a testimoni. Sì, vabbè. Ve la spiego un attimo, perché potrebbe dare non corrette. Premessa, alla riunione nazionale di coordinatori dell'SSI ho saputo, confrontandomi con alcuni colleghi, che in alcune zone il soccorso speleologico non parla con la commissione scuola SSI e viceversa, ovviamente. Per motivi che non voglio sapere, non mi interessa. Poi è ovvio, sappiamo tutti, lo ripeto fino alla nonna, che l'istruttore deve saper comportarsi in un certo modo per la prevenzione, per l'allertamento, per il primo soccorso e via dicendo. Però a me sembra di sognare, se c'è una roba del genere, mi piacerebbe poter approfondire, prendere i diretti interessati e capire chi è da sbattere con loro fino a che non capisce certe cose, ma questa è un'altra storia. In questo caso qui, perdonatemi, in Emilia Romagna, soccorso, CAI, SSI e Pignamenta, nell'ambito della federazione, abbiamo fatto una cosa di questo genere. Abbiamo lavorato neanche tanto sugli aspetti tecnici, di sgancio uomo a uomo, queste cose qui, abbiamo fatto qualcosina, ma non è quello importante. Abbiamo avuto la fortuna di riuscire a coinvolgere Stefano, non mi ricordo il cognome, ma questo era Alzheimer, è un medico speleologo del soccorso di Trieste. C'era un'infermiera, credo anche psicologa, del soccorso alpino di Emilia Romagna e soprattutto c'erano un paio dei vertici del soccorso speleologico Emiliano Romagnolo, erano ACT e Marco Bonomi, giusto per non fare nomi, e siamo riusciti a ricreare dal punto di vista emotivo, gioco di ruolo, comportamentale, tutta una serie di situazioni da soccorso. Quindi non abbiamo lavorato sul telotermico, non è telotermico, il disgaggio, il paranco, cose tecniche che sono del soccorso, nessuno lo porta via, mischia nessuno, ma siamo riusciti, sono riusciti perché io ho solo messo insieme le cose, non ho fatto da docente, sono riusciti a ricreare l'ambiente emotivo di un incidente. Io vedevo le facce dei ragazzi, dei partecipanti, ragazzi, anche persone adulte, anche speleologi esperti, siamo riusciti a rimetterli una situazione di ipotetico incidente in cui erano veramente tesi. Questo grazie, ripeto, alla presenza di queste figure particolari che hanno catalizzato l'attenzione e hanno indirizzato questo grande gioco di ruolo diviso per squadre in maniera veramente, veramente notevole e anche difficile da spiegare. Avevamo fatto una sorta di timeline, quindi avevamo attaccato un muro, avevamo dentro una sorta di palestra, un foglio di carta lungo 10 metri, uno per ogni squadra, diciamo così. Time 0, punto 0, succede l'incidente, elenco di quali sono i ruoli, istruttore, istruttore, l'allievo sfigato, eccetera, eccetera, quindi definiti in un certo modo. Cosa abbiamo a disposizione? Cosa succede nell'incidente? Ovviamente scivolata, sospetta lesione spinale, banalmente. Cosa facciamo? E da lì tutta la serie dei bivi che si incontrano dal punto di vista decisionale, cosa facciamo? Lo prendiamo, lo spostiamo? Ce la faccio breve, lo sappiamo abbastanza bene tutti, credo, in questa sede, mandiamo fuori qualcuno, chi, come, quando, cosa deve fare, via dicendo. Con la supervisione del soccorso, dei ragazzi del soccorso, che nel nostro caso erano anche i miei istruttori di tecnica, erano anche il presidente del gruppo, ma questo è solo un di più positivo per quello che riguarda la nostra zona, abbiamo visto che a seconda che delle decisioni, che ovviamente a ogni bivio decisionale prendevano le varie squadre, poi alla fine della timeline comportavano delle differenze di tempo per l'intervento sul ferito da parte del soccorso di 20 ore, banalmente. Siamo andati, abbiamo fatto tutto per bene, siamo andati fuori e ci siamo fatti dare il pin del telefono di quello che è rimasto dentro perché quello che è stato sul ferito. Quindi,
dentro, torniamo fuori, più tutto questa serie di cose. Questo secondo me è assolutamente utile, ma non solo per chi ha fatto un corso del primo livello, per chi fa in grotta, assolutamente, per chi è istruttore, cioè, per chi è coordinatore, benissimo. E anche questo secondo me è assolutamente esportabile. Ho perso qualche minuto perché secondo me questo, e noi lo ripeteremo penso quest'anno sicuramente in Emilia Romagna, è una cosa veramente che ha lasciato il segno. Approfondimenti tecnici, qui possiamo parlare per una settimana, anche qui, però, che sia la risposta artificiale, che sia l'armo chimico, che sia quel che levi, andiamo sul classico, non ci perdo nemmeno tempo, così come Frank Weil. Per quelli culturali abbiamo qualcosa sui chiroteri, abbiamo qualcosa di particolare in certe zone, piuttosto che un relatore disponibile lì, e tutto sommato sono i casi più facili, diciamo così, da gestire. Una cosa che apparentemente non c'entra nulla, ma in realtà mettetevela lì come informazione, c'entra, mi spiego. Io per lavoro vi dicevo che fare con professionisti, aziende, via dicendo, fermo. Io tra le altre cose fornisco ai miei clienti software e la relativa formazione per l'utilizzo dei programmi e del ricetto, e quindi vengo sfiorato dal mondo della formazione e dei finanziamenti. Io vi confesso che vedo finanziare talvolta delle iniziative che sono delle porcherie. Io vedo dai finanziamenti europei a scendere, quelli nazionali, a quelli comunali, quelli della Camera del Commercio, della Banca Popolare Locale, vedo talvolta finanziare delle robe a livello di formazione che sono una roba scandalosa, veramente una cosa ignobile. E quindi io lancio una provocazione nei confronti dei nostri vertici, CAI e SSI. Il CAI sappiamo bene che è riconosciuto da, se non sbaglio, le leggi dello Stato, tra le altre cose, vai. Faccio vedere l'altro pezzo. L'SSI chiaramente ha una personalità giuridica di un certo tipo di rilevanza, diciamo, entrambi, fermati perché si dà le conclusioni, entrambi, dicevo, possono garantire, secondo me, una capillarità, un numero di persone coinvolte, una capacità dal punto di vista formativo, didattico, educativo, che è una roba che nessuna azienda può pensare di proporre. Vi do un'altra pillola di informazione che sarà da approfondire, magari va in nulla, però secondo me ci sono delle potenzialità spaventose. Alcune delle aziende che pagano per esempio la mia formazione, che fanno quindi da consulente alle aziende, ai professionisti, agli enti, agli enti pubblici e via dicendo, addirittura ho visto che lavorano a risultato raggiunto. Però se io ti chiedo niente, se andiamo a prendere il finanziamento voglio 10%. Se così fosse, se fosse possibile coinvolgere qualcuno a questo livello da parte di CAI o SSI o entrambi, non lo so, non so neanche in quale progetto formativo, ma noi muoviamo migliaia di corsisti, di istruttori e via dicendo, secondo me vale la pena di farci una valutazione sopra. Se l'avete già fatto, io faccio uno o due passi indietro, però è un mondo secondo me che vale la pena di valutare, perché potrebbe davvero avere riservarci delle sorprese. Punto a capo, sì, penso che abbiamo spionato. Vuoi che tra i 300 e oltre 1000 soci del CAI non ci sia qualcuno che lo fa di mestiere questa cosa per poter chiedere la consulenza? Cazzo, io state registrando? Io posso dirti come le tante volte che ho trovato nelle fondazioni, se non conosci un po'. Ho detto, perfetto, ho detto validissimo, ma non ha ritorno sul territorio, quindi non funziona. Non riesce ad avere tutti gli sufficienti, se non hai è da chi è giusto. È proprio difficile. Io non me ne occupo professionalmente, faccio tutt'altro, però conosco il mondo del
poiché che l'obiettivo sia dei nostri corsisti oppure scuole, che sicuramente è un momento più sensibile da parte di chi deve dare soldi, perché no? Ci sono sì, perché il singolo gruppo, cioè ad esempio le federazioni già hanno fatto anche il corso a fondi europei, ma anche le scuole che sono... È un mondo secondo me da darci un'occhiata con attenzione, perché se tornate indietro ti vedo. Conclusione. Conclusione, c'è poco da concludere, siamo solo all'inizio qui. Assolutamente non c'è nulla da concludere, io un po' solo rotto di ghiaccio, vi ho dato un po' memoria di quello che è stato fatto in passato e di quello che forse in parte potremmo fare. Quindi c'è veramente tanto da fare, ma non nel senso di carico di lavoro, c'è tanto da scoprire, c'è tanto da condividere, c'è tanto che abbiamo già in casa, basta solo che ce lo comunichiamo meglio, probabilmente, da un certo punto di vista. Questa è una foto che ho fatto all'ultimo raduno, vai sull'ultima, che non c'entra niente con quello che ho detto, però mi è venuto in mente il discorso che qui ho accennato all'inizio dei rispettivi orticelli, del io e te, del no, non ti condivido questa cosa perché tu sei bianco, io sono nero e via dicendo, quando ci sono dei problemi ben diversi, no, nella vita, poi è retorica, non c'è tutto il punto di vista, però mi è piaciuto concludere con questa immagine qua dedicata a Daniel, per mille motivi ovviamente, perché ripeto, le cose importanti sono senz'altro altre. Grazie. Quindi mi metto
cose che ho visto, io mi sono trovato lacunoso almeno sul 60% degli argomenti che venivano sviscerati, perché riconoscendo che su determinate cose io non ho sentito parlare, non ne so un cazzo, non sono capace di insegnarlo, quindi una cosa che è passata ma secondo me non abbastanza è il fatto che per poter essere un super speleologo, che sa tutta quella roba là, è difficile che ce l'abbiamo uno che può essere super speleologo, visto che nessuno qui, non credo che ci abbiamo questi gran geni, a parte te che sei riuscito a tirare fuori sta roba, però riusciamo ad ottenere tutto quello se c'è collaborazione, e non è detto che un gruppo Bologna, un gruppo storico, un gruppo grosso, probabilmente riesce anche ad avere parte di tutto quello là in sé, dentro se stesso. Figuriamoci un gruppo piccolo di Carfagnini, per la città di Carfagnini, ma le potrei benissimo il mio gruppo, figuriamoci se un gruppo da solo può riuscire a fare tutto quello che sta lì dentro. È difficile che ci abbiamo tutta questa competenza in una persona, in un gruppo. Stefano ha citato la federazione che può essere un punto di aggregazione, però l'importante, quello che dobbiamo capire, è che ci arriviamo solo attraverso la collaborazione, perché ognuno ha un pezzetto da insegnare su tutta quella roba là. Non troverai, io mi immagino che in Italia ci saranno una decina di speleologi che sanno tutto di quello, ma ci fermiamo là. Quindi se vogliamo raggiungere gli obiettivi dobbiamo arrivare alla collaborazione, questo è fondamentale. Ecco, andiamo a parlare ancora sul tema della collaborazione e vorrei invitarvi ad uscire, c'è un bellissimo cammino, ci sono i due asini, dei nati, poi normalmente uno va dalla pazza, uno va dalla pazza e si tirano, a un certo punto la corda sta per tagliarsi. E poi immediatamente c'è il punto di domanda, non siamo ancora in punto, cioè ci stiamo accorgendo che abbiamo bisogno di collaborazione. Gli asini poi si mettono insieme, vanno a mangiare l'erba da una parte tutti insieme e poi vanno a mangiare l'erba quella sull'altro lato. Ecco, quello è in sostanza il problema della collaborazione. Dobbiamo probabilmente toglierci questa patina del voi e noi, ma su tutti i livelli, ovviamente ho preso anche tra SSI e CAI, ma su tutto quello che in sostanza è elencato, e probabilmente la strada sarà lunga, però non nascondiamoci di fronte al fatto che quelli di Bologna hanno un gruppo, sono più, no, probabilmente anche nel tuo piccolo avrai senza ora di dubbio un qualcosa da insegnare a loro. Cioè, dobbiamo essere disponibili a parlarci e a collaborare. Roberto, posso? Sì. Io mi mestiere faccio un formatore, perché quello che ha detto oggi Stefano, speriamo male, viene venduto da chi oggi fa corsi di formazione ai formatori. È una delle cose che Stefano ha toccato all'ultimo punto, oggi viene spinta tantissimo dalle società che fanno questa consulenza, ed è la capacità di recuperare denaro. Recuperare denaro per l'SSI non è difficile, perché bene o male si riesce a, con la materia che noi bene o male trattiamo, e poi anche con la specificità della nostra materia, si riesce a recuperarlo, però il problema è gestirlo il denaro. Perché tu prima hai detto che tanti gruppi hanno partecipato a un'iniziativa che riguardava la gestione amministrativa e fiscale delle associazioni. Bene, con la gestione del denaro ci si fa molto male. Noi, se decidiamo di gestire denaro che arriva per progetti formativi, dobbiamo essere molto bravi nel farlo, ma non tanto nei contenuti. Perché, io non ho problemi a dirlo, tanti enti di formazione che gestiscono denaro, dal punto di vista dei contenuti, fanno delle schifezze eccezionali, ma sono molto bravi con gli aspetti amministrativi. Noi abbiamo ottenuto da una fondazione, Fondazione Banco di Sardegna, dei soldi per fare un progetto che si chiama Sottomondo. Abbiamo portato in Sardegna, in grotta, tutti i cittadini del mondo. Con alcuni abbiamo avuto anche problemi con permessi di soggiorno e roba varia. Bene, noi per poter gestire questa roba siamo stati comunque agevolati, perché però male abbiamo le competenze. Però la maggior parte dei gruppi non riescono a gestire il dopo. Otteniamo i soldi, li spendiamo molto meglio rispetto a tanti altri,
però il problema è dopo gestire l'aspetto amministrativo. Dunque va bene riuscire a ottenere dei fondi, però succede anche un'altra cosa, che dobbiamo pagare delle competenze, perché ci si assume delle responsabilità molto forti. Al di là delle competenze base che abbiamo, al di là che uno possa anche saper spiegare, ma dopo, per gestire quei fondi, dobbiamo essere anche dei bravi amministrativi. E spesso noi non abbiamo questo, rischiamo di farci male se andiamo a ottenere dei finanziamenti importanti. A meno che non andiamo a lavorare magari con le scuole e tutto l'aspetto amministrativo lo gestiscano loro. Noi rimaniamo fuori dall'aspetto amministrativo, ma se decidiamo di gestire tutto, forse prima è il caso di fare un altro passaggio tra di noi e decidere che ci sono delle figure che gestiscono l'aspetto amministrativo e nel farlo devono essere però, credo, remunerate. Giusto per concludere il tuo ragionamento. Parli di figure professionali, uno che lavora in quel campo che potrebbe darci delle informazioni chiaramente su dei compensi di questo genere. Non ho capito, scusa. Cioè, dicevo, figure professionali sì, che in sostanza veramente tu gli chiedi di farti una consulenza, sì, chiaramente deve essere pagata. Ma guarda, di base non servono delle figure professionali esterne, servono anche persone che stiano all'interno. Perché gli amministrativi sono fondamentalmente degli equilibristi, perché devono essere in grado di acchiappare gli elementi interni per poi trasformarli su carta. Uno che arriva dall'esterno è abituato a lavorare con strutture dove è tutto perfetto, perché fanno carta. Noi abbiamo un mandato, facciamo sostanza. E quella sostanza spesso è difficile a trasformarla in carta. Perché io capisco meglio. Carta, per esempio, stai parlando di reportistica, firme, formalizzazioni, chi, quanto, cosa. Tu quando fai quel corso, noi adesso abbiamo fatto un corso, lì tu devi dire unità didattica, modulo, quanto dura, perché, competenze, chi di noi sarebbe in grado di dire io ho queste competenze e quel curriculum? Noi non abbiamo la possibilità di farlo, perché non esiste un tipo che dice che abbiamo delle competenze. Per entrare in quel sistema ci possiamo entrare dalla porta di servizio dicendo che noi facciamo un servizio all'ambiente e all'interno del servizio all'ambiente fai attività didattica, ma prima devi avere un bollo. Se vuoi fare didattica, attingendo ai finanziamenti della didattica o della formazione, chiamali come vuoi. E purtroppo, o per fortuna, noi non abbiamo questo taglio. Allora, io parlo del mio gruppo e noi non ce l'abbiamo, certo. Ma tu, Roberto, ti spieghi che sia importante poter uscire da questa situazione, che se sì, quale sarebbe la strada da seguire? Ora, la strada, prima di tutto, caso di omologare il nostro sistema formativo. Poi, una volta che noi abbiamo chiare le idee all'interno e facciamo anche dei livelli di competenza, che secondo me è la cosa principale, perché comunque noi non siamo omogenei sul territorio italiano, no? E poi qua mi ritengo anch'io responsabile, devo dire la verità. Noi avevamo fatto un passo per avere un minimo di credibilità a livello nazionale. Poi io per primo mi sono tirato fuori, perché quando è stato fatto quel passo, tante persone si sono impegnate per rompere i coglioni. No, le parolacce le avete lui, dunque le dico anch'io. E di base, quando è stato evidenziato il modo per poter contare a livello nazionale, mentre noi stavamo a indicare la luna, qualcuno guardava il dito e dunque non hanno visto di buon occhio questo tentativo. Perché se tu vai a guardare chi prende i soldi, Stefano, sono delle realtà che operano a livello nazionale. Io dico dei nomi tranquillamente, sono degli enti di promozione sociale che prendono i soldi, che hanno poi i centri di formazione, per dire le ARP, per dire l'ENAS, per dire tutti questi enti. Noi stavamo facendo un passo che era quello di diventare un'associazione di promozione sociale nazionale, e con quello noi avremmo avuto tutta una serie di agevolazioni per poter finanziare la nostra formazione. Quello era un passo semplicissimo da fare,
non siamo stati in grado, ma non perché qualcuno dall'esterno ci ha bloccato, noi ci siamo bloccati, perché qualcuno dall'interno non ha fatto altro che dire dove vogliamo andare, questo stato, anziché dare degli appunti fondamentali, no? Però sì, dal mio punto di vista, secondo me ha senso impegnarsi per fare questo. Io almeno lo vedo positivo, anche perché non costa nulla. Ci vuole molto impegno. Come tutte le cose. Certo. Vincenzo, hai ragionato? Ma sì, sei sicuro? ci sono tante cose su alcune cose che sono state dette, in realtà ci stiamo pensando, non abbiamo realizzato ancora niente, ma magari quelle non si fanno sicuramente. Il passaggio che proverò a fare quest'anno è quello con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e delle Volte, perché io sono anche un tecnico del soccorso, quindi lo vivo tutti i giorni. C'è specialmente per gli istruttori e gli istruttori, l'ho già detto in altre sedi, mi sono già confrontato con qualcuno, non con la commissione scuola, perché non è mai. C'è un momento, da quando succede l'incidente a quando arriva la squadra del soccorso, che il ferito è da solo. Questo momento dura mediamente 4-5-6 ore. In quel momento bisognerebbe, per quello là entra il corso di formazione che è stato fatto in Sardegna, che abbiamo fatto in tutti. In quel periodo di tempo non sarebbe male avere a che fare con degli amici che magari sono stati preparati a tenermi, non dico vivo, ma a cercare di farmi morire mentalmente. A gestire la situazione. Questa sarebbe una formazione che la formazione dei miei amici che io vorrei fare molto, cioè vorrei coinvolgere proprio al 150% il Corpo Nazionale del Soccorso, perché ho partecipato io a formazioni STC, a formazioni sanitarie, a formazioni sul ferito, hanno competenze e know-how in grado di dare ottimi. Inutile che ci mettiamo noi a fare queste cose, abbiamo già questa splendida struttura in grado di farlo, si tratta di acchiapparlo, poi magari di farlo anche questo, potrei mettere, non dico obbligatorio, però fortemente consigliato per esempio agli istruttori e agli istruttori, perché tutto sommato sono quelle le persone che in teoria statisticamente dovrebbero essere quelle a più rischio di trovarsi nell'ambito di un incidente, perché durante il corso tutto sommato è difficile, perché durante il corso si prendono non le sicurezze al 100%, le sicurezze al 200%, però subito dopo il corso inizia a portare le persone che hanno finito la loro prima addestramento in gioco, quindi ti trovi con un panorama molto eterogeneo di speleologi che vanno in giro in droga e che tu ti devi portare, che seguono quello che fai. Quindi quello è un momento in cui se sei un istruttore o un aiuto istruttore che non hai una base, una piccola base sul primo intervento, sulla stabilizzazione, su quello che va fatto prima che arrivi la squadra, potresti andare nel pallone. Questa cosa, cioè, ce l'abbiamo in mente, ma non è ancora realizzata. Il fatto dello statuto è purtroppo capita, quello a fare le cose. Ci vuole molto tempo, a disfarle ci vuole un attimo. È troppo così. Perché per costruire quella cosa ci abbiamo messo 2 anni, in un attimo ce l'hanno disfatta. Però ci riproveremo. Vincenzo, in merito a quello che hai detto, di formare un discorso. Allora, la regola è di un tentativo. Quindi, attenti. L'intervento tocca dopo, ma anche il pomeriggio. Ok? Siamo andando, noi siamo a cosa. Allora, salvatore, grazie. Vai. C'è la presentazione che abbiamo avuto prima. E ci si chiede a quelli che sono gli istruttori e gli aiuti istruttori di avere una. Diciamo avere degli attributi molto forti
molte delle persone che si avvicinano a praticare la speleologia si avvicinano già tardi, perché dobbiamo prendere quelli più giovani. Questa è una cosa ancora più difficile, perché ci sono gli ormoni in giro e di andare nel freddo umido poco viene fuori. Sicché è difficile anche che abbiano tutte quelle nozioni e farli apprendere a una festa ormai già vecchia tutte quelle nozioni è quasi impossibile. Bisognerebbe all'interno di quello che è la scuola stessa, non la scuola tutta, ma la scuola di ogni gruppo, che ci sia integrazione tra quelli che sono già gli istruttori presenti, gli aiuti istruttori e quelli che verranno. Cioè dai direttori di scuola formare all'interno della sua scuola stessa le varie figure che si occupino dei vari argomenti. Perché è inutile che mi ci metta io a parlare di biospeleologia o di geologia che mi perdo dopo quattro parole. Però all'interno di quello che è la struttura di quella scuola, avere le figure che possano trasmettere ai nuovi i vari argomenti, anche in modo base, però che li possano dare. Perché oggi come oggi, penso nell'80% dei corsi di speleologia che si fanno, si parla molto marginalmente della speleologia, che è il parlare proprio di speleologia, dialogare di speleologia, capire la speleologia. Andiamo piuttosto al come muoversi in grotta e a usare una maniglia o un discensore. Punto. Poi te la sbucci. Non c'è una, come si chiama, un entrare nella testa, un capire quello che stai andando a fare. C'è solo il momento dell'adrenalina. Tant'è che ho visto anche in altri gruppi che quello che viene esaltato sono le piccole avventure tragicomiche che vengono a crearsi nei vari corsi, della cazzata che ha fatto quello oppure quell'altro, dell'esperienza un po' così che ci ha avuto l'altro compagno più anziano, piuttosto che esaltare altri argomenti. La scoperta la conoscenza che abbiamo avuto dal percorrere e dall'esplorare, questo visto che c'è poco, se non dopo che uno ha fatto tanti anni di percorrere la grotta così con l'adrenalina, solo dopo riesce a vedere quello che c'è tutto attorno, cioè in quei 10 passi si accorge dopo 20 anni che ci sono altre 10.000 cose da conoscere e da approfondire. Dovremmo riuscire a accorciare questi 10 anni in pochi mesi per dare la conoscenza, non è giusto? Quello che è appunto siamo arrivati poi all'intervento in grotta, cioè al soccorso, alla formazione, quella solo i tecnici lo sanno. Ci sono i tempi lunghi che dobbiamo dire già da subito, dobbiamo formare i compagni già da subito, che se ti giunti qua, prima che ti mettano il cerotto, ci passano 2 giorni. E la calma da tenere in quel lasso di tempo, tutto quello che è la squadra. Cioè che siano in 3, che siano in 5, la lucidità per portare avanti l'attimo critico, il momento critico che è dilatato non in minuti ma in giorni. E quello è ancora più difficile. Quello si ha soltanto se la squadra è amalgamata. Di certo, se ti ritrovi con un incidente, con un ragazzo che sta, o un uomo che sta iniziando la speleologia, che sta iniziando a muoversi, difficilmente lo tieni tranquillo in giro di 7 ore, quello lì ci perdi tutta l'energia e non lo ricassi più. Per tenere l'energia per durare giorni devi avere un po' molta pratica, se no una cavigliarotta lo manda in tilt per altri 20 anni. È quello che dobbiamo arrivare a fare noi, cioè dare in poco tempo
queste cognizioni di quello che devono fare. Questa è la domanda, come riusciamo a farlo? Qua dobbiamo formarci noi per fare tutto questo, al di là di quello che è soltanto la maniglia o il discensore, cioè riuscire a dare la cultura e la conoscenza giusta, dividendola per compiti. Facciamo un lavoro di formazione di altre persone che conoscono più a
il finanziamento delle cose che sono possibili, è vero, però fate che ci siano persone giuste, ma chi non ha il finanziamento che abbia e sia capace di creare quella, la richiesta, non è il finanziamento. Però porto un esempio, della tua regione, porto un esempio della Lombardia. Nel momento in cui CAI e CSI in Lombardia, cioè gruppi grossi, si sono messi a collaborare, hanno creato quello che hanno creato, cioè c'è il progetto in linea che sta esplorando, sta facendo esplorazioni di sensi in Lombardia. Ricordo che alcuni anni fa ha fatto un lavoro per la regione, che c'è stato un lavoro fatto da tre professionisti con l'aiuto dei gruppi esperti. Per questo lavoro la regione ha sforzato 100.000 euro. Quindi abbiamo la possibilità di avere dei riscontri per quello che facciamo con il cambiamento, però c'è trovare un modo che mentre c'è la formazione, cerchiamo veramente in momenti di fare base culturale comune, è vero che è una frase che esce dal CAI, però è anche vero che tutti noi abbiamo delle conoscenze, abbiamo una cultura che è comune, quindi cerchiamo di creare veramente questa possibilità di fare questa base culturale comune. Poi come si vuole specializzare in antropologia e fare altre cose, benissimo. Però l'importante è che ci sia una base culturale condivisa. Allora a questo punto possiamo andare avanti con il discorso che avevamo iniziato qualche anno fa a Bologna, di riuscire a fare in modo che le due scuole possano essere riconosciute a livello base come formazione. Poi, però, per se sì, poi i suoi percorsi che vuole fare il CAI e altri, come per esempio il CAI la speleologia non è principessa delle attività, è l'ultima delle cercate, anche se è stata rivalutata in questi ultimi anni, è stata rivalutata grazie anche all'intervento del Pastrescia di Panino De Sarce, che ha chiamato il CAI a fare attenzione a che la speleologia è tantissimo un fatto di conoscenza all'interno del CAI. Quindi questa cosa veramente dobbiamo cercarla. Se vogliamo farlo, è ovvio che dobbiamo stare attenti, perché ci sono alcune volte dei personalismi che creano degli attriti, e questi attriti poi fanno decadere quanto magari si sta cercando di costruire. Quindi è proprio di provare a isolare le persone che creano questi attriti, perché dal confronto nasce qualcosa, mentre dallo scontro non nasce mai niente. Era solo per perorare un attimo l'idea che c'era Vincenzo di una stretta collaborazione col soccorso, perché il soccorso ogni tanto dà delle pillole spot su alcuni temi particolari, per esempio un'attività insomma, un po' attinente alla nostra, un'attività di nicchia, organizzando degli eventi sicuri sulla neve, primo soccorso per diciamo, persone sotto valanghe, che fa sci alpinismo. Riceve soccorso dai propri compagni, non lo riceve dal soccorso organizzato che al massimo sono le recupera i corpi. La nostra è un'attività di nicchia, non dico pericolosa ma particolare, prima che intervenga il soccorso organizzato, comunque delle ore passano, se chi si trova incidentato insieme all'incidentato riesce a fare qualcosa, non dico a livello di prestare soccorso, ma anche un semplice conforto psicologico sarebbe meglio. Quindi se si riuscisse a organizzare in maniera sistematica un coinvolgimento del soccorso in questo senso, ben venga. Comunque li ringraziamo perché proprio nel corso di un'iniziativa SSI qualche anno fa, diciamo la pianta Gigliola era venuta a prestare la sua conoscenza in un corso che si è svolto a Frassassi su come prestare insomma, le prime cure in caso di incidente, era un intervento spot, era venuta lì quella giornata per quel corso particolare, se si riuscisse insomma a coinvolgere il corpo nazionale in maniera sistematica, per gli speleologi in particolare sarebbe insomma auspicabile, sarebbe un grosso successo diciamo di questa presidenza, se ci riesci. Un ulteriore pezzettino di informazione proprio sulla scia
pochi giorni fa a caso c'è stato un festeggiamento, chiamiamolo così, del 50° del soccorso, no? Del soccorso spedito. E io purtroppo non ho potuto partecipare all'iniziativa nello specifico, ma ho partecipato a tutte le riunioni precedenti e quindi ho parlato con tutti i vari responsabili, almeno a livello regionale in Germania, e mi è parso di percepire non solo la disponibilità, ma proprio anche l'interesse a condividere delle iniziative congiunte, perché è interesse reciproco sicuramente di riuscire a farlo. Cioè, stiamo dicendo le stesse cose, a volte magari con un'ottica un pochino diversa di noi italiani. No, credo che lo sforzo sia solo organizzativo. Ci siamo. Sia solo organizzativo, perché coinvolgere una struttura diventa una cosa un po' più complessa, ognuno c'è gli impegni, gli incastri, eccetera, eccetera. Io ho conosciuto tutte molte, abbiamo tantissimi signori che sono in soccorso. A novembre avevamo il programma di fare, a gennaio ci sarà l'esame per diventare istruttore istruttore, e abbiamo deciso più volte di fare un corso che vedeva il primo esame, che è aperto al CAI di RSSI, che è rivolto a chi vuole fare l'esame, ma anche a tutti gli altri che vanno in grosso. E abbiamo la fortuna di avere Chiara, che è il soccorso che sarebbe venuto a fare la parte sul soccorso. Ho preso gli argomenti dell'esame e ognuno di noi, cioè, sette istruttori vengono e spiegano che cosa bisogna sapere di base, perché poi ovvio nessuno di noi è omni capace, però almeno avere un'infarinatura base di ogni cosa secondo me è fondamentale. Allora, diciamo, io volevo iniziare quando diceva prima Capitano, perché c'ero in quell'incontro mattutino pre festeggiamenti del 50° del soccorso, e in quella sede si è proprio discusso di portare, oltre agli insegnamenti che il soccorso fa all'interno dei corsi di introduzione per la autoprevenzione e la prevenzione degli incidenti, anche un interesse a portare della formazione sia nei corsi di introduzione, e ci auspichiamo in modo congiunto CAI e SSI, alla luce dell'incontro che c'è stato anche a Rettuano Pelle su questo, e portare proprio una conoscenza di come intervenire, mantenere la calma, gestire l'emergenza in attesa dei soccorsi avanzati, che è quello che è avvenuto storicamente anche nei soccorsi anche fuori della grotta. Cioè, una volta arrivava l'ambulanza, prendeva il ferito, lo portava in ospedale e solo dopo intervenivano i soccorsi avanzati. Ora questa cosa non c'è più, e sono incrementate anche gli esiti favorevoli, e quindi immaginiamo che possa avvenire anche però. Allora, il nostro talento Gian, staccato a Nicola, grazie a Claudio, e poi abbiamo l'ingegnere. Allora, io vorrei semplicemente portare l'esperienza che abbiamo fatto da poco noi di un corso di secondo livello proprio di emergenza. Ma non tanto a livello solo e solamente di corso di sopravvivenza, ma a livello generale. Cioè, nel senso, si va in grotta, succede un incidente. C'è tutto, ci sono tutti, ci sono i ragazzi che stanno avvicinando alla strategia, ci sono i soccorritori, ci sono gli istruttori. Il discorso è che noi forse siamo andati anche un po' più in là. Nel senso che oltre alle normali funzioni psicologiche, dobbiamo stare calmi, dobbiamo intervenire così, dobbiamo fare questo, abbiamo fatto un altro argomento, abbiamo trattato anche un altro argomento che forse viene sempre tenuto poco in considerazione: i materiali. Perché i materiali, oramai i nostri materiali, sono classificati DP, dispositivi di protezione individuale. Questi materiali devono essere da noi non solamente usati, devono essere manutenzionati, devono essere conservati, devono essere ispezionati. Il che vuol dire che se succede un incidente e ci va a scappare qualcuno, la prima cosa che un giudice va a vedere: quella corda quanti anni c'è? Esiste una scheda di vita di quella corda? Quel moschettone che si è aperto ha una sua scheda di vita? Tenete presente che, cioè, teniamo presente, perché io da quando mi sono inserito nel mondo del soccorso, cioè c'ero, poi ne sono uscito e mi sono reinserito come magari
riguarda i DTI, che noi ci potremmo anche fare tanto, tanto, tanto male. Perché? Perché tutte le aziende oramai si sono uniformate al discorso che i materiali metallici, che devono essere assolutamente siglati EN, CE, hanno durata illimitata nel tempo, purché vengano usati bene, manutenzionati bene, conservati bene e abbiano una scheda di vita. Per le gomme, per i materiali plastici invece, se voi andate sulle istruzioni della Pong, sulle istruzioni della pezza, sulle istruzioni della CAP, dicono tutte la stessa identica cosa: 10 anni di vita. Ma se ben usati, se ben manutenzionati, se ben conservati e se hanno una scheda di vita redatta da persona competente. Quindi diciamo che come soccorso siamo andati anche al di là di quello che era il semplice intervento di soccorso, e questa è una cosa che è importante per noi capire, non solamente per noi che oramai abbiamo una certa, ma anche per i ragazzi che si approcciano, che quando si comprano un'attrezzatura devono essere consapevoli che quell'attrezzatura ne va della loro vita se non la sanno ben usare, ben manutenzionare, ben conservare e ben intestare. Beh, infatti già mai preso tutto, perché volevo invitare proprio questo, perché è stato questo niente, è molto ben impostato tutto l'intervento di Stefano, per cui credo che lui abbia fatto un quadro generale abbastanza interessante. Però ci dobbiamo rendere conto, l'abbiamo già detto, che nei nostri corsi purtroppo bene o male aumenta l'età. In sostanza noi non abbiamo più tanto tempo come era prima, come per esempio io ho tentato di psicologia a 20 anni, per cui 40 anni di esperienza non è che ce ne sono tanti che possono vantare un periodo così lungo. Noi purtroppo dobbiamo, come giustamente dicevi tu, cercare di darci delle linee guida, soprattutto anche, secondo me, la formazione è talmente vasta che non riusciremo mai ad avere degli istruttori, così competenti, così completi, perché non c'è nessuno. Che lo dicevamo anche a Letto Mano Pedro, ci può essere un grandissimo speleologo, ma è un incapace di trasmettere verbalmente quello che è, e viceversa, ci può essere un ottimo relatore, ma in realtà in realtà è meglio che non ce lo porti, perché intanto è fatta volta in sostanza. Per cui, ricapitolando, teniamo sempre conto purtroppo che i tempi sono cambiati, guardiamoci intorno, vediamo che purtroppo l'età aumenta e per cui dobbiamo necessariamente tenere conto che i nostri formatori saranno sempre più di età elevata, per cui diamo degli indirizzi precisi. La mia idea una volta era, ne parlavamo insomma in quale riunione, era magari che l'SSI ci potesse mettere anche in campo delle figure indicative preparate che possono essere da noi, direttori delle scuole, coordinatori eccetera, utilizzati magari per altri più corsi più a pillole che possiamo dare a chi è interessato, perché in realtà non tutti possiamo essere interessati al... Entriamo nel discorso del soccorso, è un vicolo un po' cieco, perché dopo entriamo sugli aspetti legali eccetera, è molto difficile, per cui a meno che uno non già la preparazione apposta, come abbiamo detto, nel soccorso, e non puoi cercare così. Chiudo qui, diamoci dei indirizzi, forse un pochino più. Thank you.
che fa fare il vostro lavoro. Cioè la mia idea di noi che abbiamo che un corpo docente abbastanza intelligente e molto preparato, possiamo anche pensare di fare della formazione diffusa sul territorio, anche suddivisa con certo sud e nord, isole, eccetera, eccetera. Possono essere
possiamo essere in grado di farlo, non deve essere un limite. Io sono uno di quelli che quando frequento un corso, quando lo organizza, pretende che sia fatto bene, pretende un livello alto, condivido il pensiero che sta adesso in SSI di creare un corpo docente che sia molto qualificato e comunque andarcelo a spendere in giro per l'Italia. Non vorrei però che si ritornasse agli anni 70 del soccorso del nostro, cioè Rosi ha detto facciamo una base culturale comune, che secondo me è un passo fondamentale, cioè dobbiamo essere sicuri che i nostri istruttori e gli istruttori abbiano delle capacità di base, di capacità minime, competenze, conoscenze minime che devono essere sempre garantite dovunque, dal Friuli alla Sicilia, Italia lunga, c'è anche le isole, quindi abbiamo la Sardegna, è giusto che ci sia. Poi è chiaro, io posso, il progetto PowerPoint era bellissimo e aveva era un'idea fantastica ed è stata realizzata anche bene, io li ho visti tutti. Non è che mi dava questa grande emozione, perché il relatore che ha scritto, che ha in qualche modo allestito quel PowerPoint, te lo dice con la propria empatia, con il proprio pathos, che tu da una diapositiva non ha preso se non sei un raccontatore. E quindi l'idea di farselo dire da chi l'ha fatto è sensato, però la base per tutti ci deve essere, dobbiamo essere tutti gli istruttori con un livello, perché il rischio, secondo me, poi va bene se sbaglio, sapendo che Vincenzo verrà in andrà in giro per l'Italia a fare la lezione sulla geologia e sul carsismo, a me istruttore della scuola di Sumo mi potrebbe dire tanto, anche se delle cose magari non le so tanto, viene Vincenzo e viene a dire, quindi il mio corso io avrò Vincenzo che è il più bravo dell'Italia, comunque una delle persone individuate dalla Società Speleologica Italiana, quindi anche dall'ultima ruota del carro, e rischiamo che i nostri istruttori regrediscano invece di implementare le loro conoscenze. Un'osservazione per conoscere l'opinione. Questa implementazione delle conoscenze non era rivolta verso i corsi di secondo livello, ma era rivolta verso una formazione superiore, nel senso che, come tu hai detto, i PowerPoint molto importanti che sono stati presi sono stati cadenti nelle spiegazioni. L'esempio che mi viene è sempre il PowerPoint sulle quarzite, no? Io me lo guardo. Perché quel PowerPoint è stato scritto da una persona che conosceva di che cosa stava parlando, delle quartiere che io in Italia non ho mai visto, come non ho mai visto delle altre cose, e sarebbe il caso di essere raccontato da qualcuno che sa di che cosa stava parlando. Stessa cosa, se io sto parlando di Messico, sto parlando delle rocce doroniche, sto parlando di un altro argomento, lo faccio in maniera approfondita, giusto come appunto. Tutti quanti noi quando facciamo così di modello, vediamo i nostri allievi, parliamo di Torino, quello se ne fosse una mazza di l'importante è che io uscivo tutto dalla vita dove sto andando, perché il discensore deve sapere la vita, la Torino che cazzo non è molto di cosa. Però nel momento in cui abbiamo passato questo livello c'è bisogno di sapere che cos'è la luce, e quindi quando noi andiamo a dare delle informazioni sui presentati nel momento successivo, la Lolita viene apprezzata per quello che è, con le sue potenzialità, e quello che può dare la Lolita e quello che significa essere una Lolita. Se noi lo diamo prima, questa cosa la perdiamo. Quindi secondo me la formazione va fatta oltre che nei corsi di primo livello, in cui andiamo a dare le conoscenze di base sulla topologia e tutto quello che è, in un livello successivo in cui noi diamo delle conoscenze ulteriori per far capire a chi vuole andare avanti nell'ambito teologico un po' di più. Cioè, la Torina viene apprezzata nel suo essere per quello che è e per quello che è. L'idea è quella di andare oltre.
Come si fa sempre. Cosa vorremmo fare noi?
vorremmo introdurre la figura di un, come lo possiamo chiamare, un accompagnatore, un uditore, cioè i ragazzi che devono dare l'esame d'aiuto istruttore, questi possono partecipare ai corsi di primo livello, quindi però devono stare zitti, non devono fare niente, devono, cioè, hai capito? Devono vedere che cosa fanno gli istruttori, gli aiuti istruttori per portare gli allievi in grotta. Perché se no, cosa succede? Che questi ragazzi, noi abbiamo fatto l'esame l'anno scorso e tra le altre prove abbiamo fatto anche l'accompagnamento di un allievo in grotta. Si sono invertite le parti, l'allievo diventava istruttore per un attimo e doveva accompagnare a me in grotta, quindi abbiamo armato tutto chiaramente, traversi e quant'altro. Beh, poverini, questa è la difficoltà che avevano, che non sapevano nulla, cioè tu hai fatto il corso di primo livello omologato nel mese di ottobre di quest'anno, ti sei qualificato in dicembre dell'anno successivo, vai lì e non sai niente. Quindi, cioè, da introdurre sarebbe questo. Poi, ripeto, noi in Sardegna la facciamo da molto, ho sentito quella ragazza che prima parlava e ha detto che lo stanno facendo in Piemonte. Secondo me questo noi dobbiamo rendere obbligatorio, cioè il corso propedeutico, perché il corso propedeutico fatto chiaramente noi, forse in Sardegna siamo fortunati perché abbiamo molte competenze e siamo anche in pochi, quindi ci conosciamo tutti. Noi tutti i corsi che facciamo di geologia, topografia, ci sono sempre delle persone specifiche che ne sanno. Cioè l'ultimo corso, il primo che è stato fatto anche in Italia, di soccorso, di primo soccorso. Cioè noi in questo corso, io principalmente che sono il coordinatore regionale, cioè l'ho fatto organizzare, io ero lì che gestivo tutto, ma l'ho fatto organizzare dal soccorso alpino. Cioè noi non possiamo organizzare un corso di primo soccorso, cioè è il soccorso alpino che ci deve dare tutte le lezioni. Infatti Luca Pino, che lo conoscete, e altri, cioè ci hanno fatto tutte le lezioni, senza contare che qui con Roberto e altri hanno fatto una lezione che secondo me è la più importante, cioè quella della prevenzione. Cioè sono partiti da spiegare che cos'è il gruppo speleologico, che cosa devi fare per un'uscita in grotta, cioè forse lui ce lo sa dire meglio. Cioè siamo arrivati a un punto che i ragazzi che hanno fatto questo corso gli abbiamo insegnato tanto e ancora oggi ci stanno ringraziando e penso che ne faremo anche altri di questi corsi, perché sono veramente importanti. Chiaramente io, è una cosa che ripeto sempre, gli speleologi non si devono sostituire al soccorso alpino. Però oggi questi ragazzi che hanno fatto questo corso sanno benissimo come comportarsi in grotta prima dell'incidente, capito? E lo sanno bene, e sanno anche bene che non devono fare niente, certo se uno è in pericolo che lì ha la testa dentro l'acqua gliela tiri fuori, c'è poco da fare, però sanno benissimo che non si devono sostituire al soccorso alpino. Questa è una cosa molto importante. Vai. Se loro hanno fatto il corso di introduzione alla speleologia e poi il gruppo li porta ancora in grotta, li consente di andare in grotta, gli fa vedere come funziona la preparazione del materiale, della spedizione, dell'uscita in grotta, queste persone si imparano. Quello che mi lascia un po' perplesso è il problema di copertura. L'istruttore che deve valutare poi se questa persona è in grado di fare determinate cose. Certo, se io a queste persone quando le porto in grotta non lascio fare niente perché io sono bravo, faccio tutto io, quelle non imparano mai, di sicuro non impareranno mai a leggere dove può essere un lato, dove può essere l'altro, perché è meglio fare qui piuttosto che là, perché non riescono a capire la motivazione della grotta, perché la motivazione della grotta ti dice dove è meglio posizionare gli altri. No? Quindi se io non faccio questo come formazione di base dei confronti, è ovvio che avrò bisogno di una continua formazione nei confronti di queste persone, invece devono crescere con il gruppo. No, allora scusate, il corso propedeutico, il corso propedeutico noi l'abbiamo inserito
Perché abbiamo inserito il corso propedeutico? Perché noi riteniamo, in Sardegna, in realtà che abbiamo noi, riteniamo che un allievo, uno speleologo, se fa il corso di primo livello oggi, per regolamento lui può dare l'esame d'aiuto istruttore dopo un anno. Secondo me, un qualsiasi speleologo dopo un anno non sa un cazzo, né di progressione, né di... non sa nulla. Quindi noi abbiamo introdotto questo corso per questo, che è importante anche questo, ma anche per allungare i tempi, cioè questo non dà più l'esame dopo un anno, ma lo dà dopo due anni, che è un pochettino, hai capito? Cioè, mentre invece per l'aiuto, per gli istruttori, la qualifica degli istruttori, secondo me è importantissimo. È un po' l'utilizzo della base libera, secondo me. Allora direi che adesso ci siamo.